Il centro visitatori della Bodegas Olarra a Logroño, in Spagna, progettato dallo studio basco IAB Architettura Taldea, è ubicato al di sotto dell'imponente struttura in calcestruzzo di un edificio industriale. Obiettivo principale del progetto è stato quello di realizzare il centro visitatori all'interno dell'atrio dell'edificio. Formalmente l'atrio ha una pianta esagonale che è stata proposta nel nuovo progetto. A livello dell'ingresso vi è uno spazio per la vendita al dettaglio, un'area di degustazione e un ampio spazio espositivo. Ubicata sull'asse dell'intervento vi è una scala che collega questo livello con il piano superiore, che è delimitata da volumi in vetro la cui tonalità evocano i colori del vino. A questo livello sono ospitati lo spazio per la degustazione di vini, una sala conferenze e vari spazi e sale riunioni, tutte organizzate intorno ai volumi in vetro. Light Walls House a Toyokawa di MA Style Architects è l'ultimo progetto residenziale del duo di architetti giapponesi. Dall'esterno la struttura appare come un piccolo parallelepipedo bianco senza aperture. In realtà racchiude al suo interno uno spazio diafano privo di muri di partizione, che si compone di altre scatole che ospitano le diverse stanze della residenza. Scalette a pioli in legno poi consentono l'accesso al secondo piano di ciascun volume. La luce proveniente dalla copertura viene filtrata dalla magia strutturale in legno e crea divertenti giochi sulle superfici interne. Dopo 2 anni di cantiere apre al pubblico Refuge du Goder, il rifugio realizzato su progetto dello studio Group H sul Monte Bianco nel comune di Saint-Gervais-les-Bains. A 3.835 metri di altezza, il nuovo rifugio è il risultato di uno studio rigoroso su materiali e tecnologie che ha consentito la costruzione di una struttura energeticamente autonoma in grado di resistere a venti d'alta quota forti fino a 240 km orari, di far fronte alle forti escursioni termiche, nonché di raccogliere la neve accumulata in un bacino di recupero. La costruzione avveniristica, dalla forma ovoidale, è stata rivestita con pannelli in acciaio inox con isolamento termico in fibra di vetro riciclata. Sono stati annunciati i vincitori del premio imperiale 2013: David Chipperfield, architettura, Michelangelo Pistoletto, pittura, Anthony Gomelai, scultura, Placido Domingo per la musica, Francis Ford Coppola per il teatro e il cinema. Il premium imperiale, considerato l'equivalente del Nobel in campo artistico, è stato istituito nel 1989 in memoria del principe Tamaksu e conferito annualmente dalla Japan Art Association ed esponenti di 5 discipline artistiche. Nel campo dell'architettura, David Chipperfield, direttore dell'ultima edizione della Biennale di Architettura di Venezia, è stato preceduto nel 2012 da Henning Larsen e nel 2011 da Riccardo Legorreta. In passato il premio è stato assegnato anche a Zadid, Herzog de Meuron, Alvaro Sizza, Renzo Piano.